Sì, eccoci dello spedatore dell'Inghilterra. Capitano Letta, aspetta, parlaci un po' della partita. Siamo presentaci un po' la tua squadra, chi sono i complimenti? Molinelli, attenzione Molinelli, vediamo il fisicaccio. Si sta preparando. Molinelli, oggi quanti dribbling fai? Quanti gol? Difesa. Cioè, difesa, come mai? Un fantasista come te. Andrea, una previsione della partita, quanto finisce? Matteo, 7-0 per loro. 7-0 per loro. Eccoci invece lo spiegatore del Brasile. No, frate, ma già metto su. Capitano Marseglia. Qui tutti tatuati, tutti. Ma avanti, frate, ma tu stai sbagliando a ci chiama. Io sono Tiago, frate. Chi sei Davide? Davide lui. Chi sei un osito, frate? Ma metti in due puttane. Buttare tutto pure la Davide. Marseglia, voi chi siete? Inquadra Neymar, ecco, Gioella, Poi qui abbiamo anche un misto tra Pato e Hulk. Marseglia, siete la squadra più attesa del torneo, giocate per ultima. Si darete la sorpresa o la conferma? Il Brasile vi dovete confermare. Io credo che siamo proprio la conferma. Tutti. Vogliamo solo quest'aereo per Mykonos. Io sto prendendo il dizionario per prendere lezioni di greco. Benissimo, Marsiglia. Ieri dopo le partite tutti quanti a chiedere al Brasile la partita quando giocano, questa sera sarete osservati allora. Se mettevi 3 euro il biglietto, così almeno paghiamo il campo, dato che non abbiamo i soldi per pagare. Va benissimo. Ma se gli AS questa sera quanti gol fa? Zero. Jenny. Esposito, ora sto tornando. Sto concentrato. Va bene ragazzi, in bocca al lupo. Crevi. Primo tempo tra Inghilterra e Brasile. Incredibile, l'Inghilterra già è sopra 1-0. Brasile è strafavorito per questa partita, ma già è sotto. Partenza lampo dell'Inghilterra con una bella punizione di Molinelli. Poi vediamo che il Brasile ora vuole attaccare, vuole subito il pareggio. Esposito qui non è preciso. Brasile che annovera tra le sue file molte stelle di questi tornei. È sotto in questo momento, ancora un destro dell'Inghilterra. L'Inghilterra che si copre ma attacca comunque. Non si accontenta di portare a casa l'1-0. Molinelli ancora palla indietro. Per un momento il Gabbiano avanza. Per Marseglia in contropiede a volo. Ha fatto una buona giocata. Molinelli però viene chiamato l'uomo per il portiere. Ancora bene l'Inghilterra. Gioca palla a terra. Castaldi. Buona la palla. Non si intende col compagno però. Castaldi sulla fascia. Per Esposito. Che prende la palla molto bene contro il difensore. Esposito al sinistro. La rete di Esposito. Momentaneo pareggio. Esce proprio Esposito per Cusano. Panchina di lusso per il Brasile. Ancora problemi con l'arbitro. Un po' una palla storta. In precedenza. Quindi pareggio del Brasile 1-1. Non si è fatto attendere la risposta di verde oro. Inghilterra però ancora il destro. Predica calma capitano Marsiglia. Cusano larga bene per Marsiglia che vuole di prima ma sbaglia. Ora l'Inghilterra è nel tappo. Castaldi però molto bene. Marsiglia tira una sedia. È nervoso stasera Marsiglia S. Il suo sinistro può essere pericoloso ovunque. Vediamo Cusano, recupera palla, larga per Castaldi, Cusano che sbaglia per il contropiede dell'Inghilterra, attenzione, per Molinelli sulla fascia, cerca lo spazio, il tiro, guadagna un fallo laterale, l'Inghilterra si affaccia davanti. Sbaglia però, dei concentrati quelli dell'Inghilterra in questo momento. Seglia R. Cambia vicino per il numero 7 Sasi. Ancora Raffaele Sasi gioca vicino. Ancora lo scambio tra i due fratelli. Castaldi bene per R. Richiama il fallo e c'è. L'arbitro lo fischia. Castaldi
Castaldi subito batte Marsiglia, ancora Marsiglia, buona la giocata per Cusano, ancora fallo laterale. Sassi Marsiglia appoggia per il fratello l'1-2, non gli arriva la palla però Molinelli però il contropiede, vediamo, sbaglia il passaggio Marsiglia, attenzione, palla impazzita, palla tra i piedi del difensore dell'Inghilterra però che vuole il fondo, vediamo, protegge la palla, vediamo come ne uscirà da questa situazione sempre scomoda, attenzione Marsiglia, va bene palla ma nessuno in mezzo, l'Inghilterra allora che può ripartire con la testa indietro, vuole giocare la palla ancora sulla fascia, difficoltà però, palla al portiere che mette avanti per Molinelli che fa una buona sponda, attenzione, un palleggio dell'Inghilterra in questo momento, Molinelli sulla sinistra, ancora sulla destra, non vogliono perdere palla quelli dell'Inghilterra, la giocano sempre, penso che è brutto attacco in questo momento, Torino, buono alzato, il sinistro, la rete incredibile. Tori, come si chiama? Tori. Bellissimo gol, grandissimo gol del giocatore dell'Inghilterra, verificheremo il nome. Ettore, Ettore, come si chiama? Come? Non si sa, il numero 4, dopo verificheremo. Di nuovo sotto il Brasile, quindi Marsiglia RS. Cusano a volo intanto. Marsiglia R con la sua esperienza predica calma. Castaldi, vediamo capitan Marsiglia, sempre molto attento a caricare i suoi. Palla per Sasi, arriva la palla al centro Marsiglia R, qui sbaglia l'aggancio però l'autore del gol. Castaldi, seguiamo quest'ultima azione del Brasile che è sotto, Molinelli si porta fuori, vediamo se il Brasile si può affacciare, niente, si ferma ancora il secondo tempo tra Brasile e Inghilterra, Brasile in vantaggio per 4-3, partita tiratissima, Molinelli dopo tre pali anche un doppio palo incredibile, sfortunatissimo. Il Tela che però gioca bene, buon gioco, buona corsa, buon palleggio. Molinelli, vediamo, autore di un'ottima partita. Esposito, ci vuoi dire qualcosa, qualche commento a caldo? No. Come stai giocando? Pulire. Ah? Voltaggio di spalla. Spiegaci un po' lo schema che deve adottare la tua squadra per vincere. Non lo posso dire, sennò approfitteranno e ci marcheranno. Giusto, hai ragione. Vediamo l'Inghilterra, però troppo leziosa. Castaldi per Cusano davanti alla porta. Poi già incomodità. Brasile è più cinico quando fa il lavoretto. Invece. No, vino tu a generale. Mica a terra. Quando il Brasile è concreto, è davvero molto pericoloso. Molinelli, però, una furia stasera. Attenzione. Molinelli, buona giocata Marsiglia a destro, forse doveva passarla, erano tre, molto bravo a non giocare da terra, Marsiglia per il fratello, Castaldi dietro, larga per Cusano, Marsiglia ancora, lo scambio con Cusano, qui il portiere davvero ce l'ha sulla coscienza, doppietta di Cusano in pochi secondi, andiamo a Esposito che dà le direttive dal bordo campo, le cose più semplici, no, porco due, fa più bestia male che oggi è per il dissanto, porco cavolo. Molinelli fa rispettare la barriera, ci vuole provare ma non arriva alla porta al pallone. Palla indietro.
Molto bene Marsiglia, però commette fallo. Abito, ma hai 5 minuti. Vieni per lui. Giallo per le potenze. Lo so. Oh, già dacci, oh, già dacci. Situazione nel Brasile. Marsiglia, qualche commento a caldo? Allora, non sappiamo fare niente, visto com'è. Perché? Non state giocando bene? Troppi altruisti. Forse, solo con la palla. Forse è il contrario. Cusano per Castaldi. Castaldi, buona la giocata ancora per Cusano, che infatti ringrazia il compagno. Palla però all'Inghilterra, che è sempre pericolosa. Non fa dormire sogni tranquilli al Brasile. Castaldi per Cusano. Siglia ora Castaldi. Cusano, buono il triangolo 3-3. Siglia per Esposito, buona la giocata col tacchetto Esposito. Cusano mette palla a terra. Al centro, un palo di Esposito col tacco. Davvero un'ottima giocata. Qui Castaldi che è, come al solito, poca qualità, tanta quantità. Firma l'attaccante che probabilmente sarebbe andato in porta. Alla distanza, numero 4. Ambo a sinistro, ci può provare. Puoi fare qualche dichiarazione, Massiglia? Arbitro, nelle partite decisive. Salvani. Gran destro del numero 4. Di Pullo. Di Pullo. Cusano, Esposito. Marsiglia, Castaldi. In terra che di nuovo si è avvicinata. Pericolosa, palla in mezzo per Molinelli, non pisca bene però. Calcio d'angolo per l'Inghilterra. Buona palla di Molinelli, guadagna un altro calcio d'angolo. Palla dietro per Pullo, davvero ottimo il suo sinistro stasera. Vediamo se sapranno approfittare anche di questa punizione. Fanno rispettare molto bene, ci vogliono provare, sentiamo questa punizione. Pullo vuole ancora il suo sinistro. Fate muovere il pallone. Pullo vuole la palla, attenzione il sinistro di nuovo vicino. Il Brasile vincenti, ma con tanta fatica. Neymar, dobbiamo migliorare negli allenamenti. Davvero tutti scontenti, Vito, anche Esposito. Esposito, cosa secondo me di questa prestazione? Siamo scontenti, ma l'importante è vincere. Aspettate, come diceva mio vecchio mister, i macaroni vengono avanti. È un attimo d'attenzione per le parole del capitano. Capitano, parole di riprovero. I giornalisti sono molto contenti di sottolineare che il Brasile non ha vinto anche giocando bene. Però noi siamo tante stelle, unendoci formeremo una grande luna. Il finale è quello che conta. Gabbiano, ci vuoi salutare? Gabbiano, ora per stazione tua in porta. Nel post gara dell'Inghilterra, Molinelli sfortunato, due pali in successione addirittura, due consecutivi, un po' sfortunati, però avete giocato bene, dai. Che sia squadra più. Va benissimo, questo vogliamo. Pullo, una grande punizione la tua, questa partita come l'hai vista? Siamo scarsissimi. Come? Scarsissimi? Dai, una buona punizione la tua, però avete mantenuto bene la più forte del torneo, cosa ne pensi? Siamo arrivati in finale. Va benissimo, ragazzi, bocca al lupo allora.